Si inaugura a Piazza Giacomo Matteotti a Mazara del Vallo Leaderbet Bookmakers, una nuova agenzia di scommesse per gli appassionati sportivi mazzaresi. Accanto a me uno dei creatori di questo nuovo progetto, il consigliere Francesco Foggia. Allora, qual è stata l'idea che vi ha spinto per questa creazione? Innanzitutto mi sembrava opportuno creare anche un altro punto di riferimento qui nel centro della città. Diciamo subito che è stata un'idea di Calogero Ruppino che mi ha chiamato e mi ha detto se c'era la possibilità di fare questo centro scommesse della Leader, e ho detto perché no. E naturalmente ho cercato di invitare tutti i miei amici, ho visto che comunque hanno risposto e questo mi è un buon auspicio anche per questa attività. Dico semplicemente che l'importante è scommettere con molto raziocinio, cercare comunque di non strafare, nell'interesse comunque che possa portare anche fortuna a quelle persone che possono venire qua a scommettere. Uno dei pilastri di questa nuova agenzia è certamente lo Juventus Club Doc del presidente Andrea Pinta. Da cosa nasce questa collaborazione? Niente, abbiamo pensato come Leaderbet qui di Piazza Matteotti di Mazara del Vallo con Calogero Ruppino di dare un piccolo segno economico con uno sponsor per l'anno calcistico, diciamo, in corso, sempre e comunque per dare anche un po' di sostegno economico, ma l'abbiamo fatto senza avere problemi perché mi sembra opportuno che anche le attività, le aziende private siano anche vicino a questi club, anzi ad averne. Tutto ciò serve comunque per togliere le persone dalle devianze e fare aggregazione, e quindi quando c'è questo tipo di possibilità, cioè quando c'è questo tipo di sport sano, mi sembrava opportuno dare e partecipare con una grande iniziativa e dare un significato anche all'Juventus Club Doc, che tra l'altro pure io sono stato un ideatore di realizzare questo importante club che ormai a Mazara è diventata una grande realtà perché ci sono parecchi soci, e ringrazio il presidente Andrea Pinta che comunque ha accolto la mia proposta. Oggi lo possiamo dire, si inaugura una nuova scommessa per Mazara. Sì, sicuramente è un grande risultato a seguito della legge di stabilità che è avuta a dicembre del 2014, si è fatto un accordo tra la Leaderbet di Malta e la concessionaria Admiral dello Stato, dove figlia di questo accordo nasce questa agenzia con il titolo autorizzativo dei monopoli e che vogliamo offrire ai giocatori il raccolto di scommesse per il gioco lecito. Il responsabile dell'agenzia, il signor Ruppino, ha dato indicazione ai nostri dipendenti dell'agenzia di stare attenti alle giocate per evitare eventualmente soggetti che possono essere ludopatici, e possiamo anche intervenire in aiuto a questo settore o a questo malessere che c'è nella società. L'agenzia proprio ha questo scopo, quello di cercare di aiutare anche chi oggi è, diciamo, tra virgolette, soggetto a una ludopatia del gioco. Qual è stata l'idea che vi ha mosso per la realizzazione di questo progetto? L'idea nasce da tanti anni, già siamo nel settore tanti anni, e nasce da questa, come dicevo prima, da questa legge di stabilità che ha concesso la regolarizzazione di tutti i siti che volevano farlo. Noi ci abbiamo immesso l'impegno, ci abbiamo messo l'anima, e questo è il risultato, quello di avere un'agenzia titolata dai monopoli. Un bellissimo progetto sponsorizzato dal consigliere Foggia, che ancora una volta sta tentando di portare una novità a Mazara. Io spero che le cose vanno bene e gli do un bocca al lupo a lui e a tutti i suoi organizzatori e componenti. Può essere anche un segnale decisivo per una ritrovata crescita dal punto di vista commerciale della città? Sì, ma infatti sto notando che ultimamente, perché ci partecipo, che stanno aprendo diverse attività, non solo quelle del bet, calcio scommesse, ma anche altre cose come a livello commerciale, quindi sono contento da questo punto di vista, sperando sempre che lavorare tutti in sintonia per riuscire affinché la nostra città possa avere quel ruolo che merita. Stasera è una serata importante per il consigliere Francesco Foggia, perché nel inaugurare questo centro scommesse qui a Mazara del Vallo, e vedo tanta folla con un certo entusiasmo, credo che praticamente questo centro scommesse già dimostra che è riuscito. Non mi resta che augurare a Ciccio Foggia tanto bene nel proseguo dell'attività.